tutti, mi chiamo Francesco Furo Dalla Rosa, sono un insegnante di batteria e il batterista di Extrema, Ultraviolence e Yamaha. In questo video vi mostrerò un riscaldamento che utilizzo per concerti in cui non devo spingere troppo col volume, ma devo avere più padronanza di coloriture per rullante e piatti, eccetera, eccetera. L'esercizio non è altro che una marcia tratta dal metodo per batteria volume 2 di Dante Agostini, dal nome Radak. È una marcia napoleonica ed è divisa in tre parti, le tre di Yamaha. La prima sezione è un double drag su base di quintine più un rullo a 9 sempre su base di quintine. Questo double drag è eseguito in due versioni. La prima versione è questa: 1, 2, 3, 4, 5, 1. La seconda versione è questa: 1, 2, 3, 4, 5, 1. Unendo al double drag il rullo a 9 avremo la seguente frase che avrà due tipi di dinamiche: forte e piano. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Questa è la prima parte della sezione 1. La seconda parte della sezione 1 non fa altro che ripetere il double drag per tre volte più il rullo a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Da notarsi il crescendo e decrescendo da applicare al rullo a 9. La seconda sezione è composta da un dragadito su base ternaria, suonato in due versioni, più il rullo a 9, sempre su base di quintine. Seconda versione. Unito al rullo a 9. Seconda versione. Anche la sezione 2 è suddivisa in due parti, una prima parte dove abbiamo il dragadiddle più il rullo a 9 e una seconda parte in cui avremo il dragadiddle ripetuto tre volte più un rullo a 9. Interessante di questo dragadiddle il doppio accento che esegue con la mano destra e la mano sinistra, che va eseguito con un full stroke. Avremo due movimenti differenti a seconda della velocità. Se sarà suonata molto lenta potremo sfruttare il polso. Per suonarla veloce invece dovremo sfruttare l'open close technique. Nella terza sezione di questa marcia avremo invece un double ratamaku suonato su base di settimine più il solito rullo a 9 su base di quintine. Il doppio ratamaku sarà in due versioni. Una versione in cui avremo il single drag più 4 colpi singoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. E una versione invece che parte dai 4 colpi singoli più il drag, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. A questo alterneremo il rullo a 9. Prima parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Seconda parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2,
La tecnica di questa sezione è che ho questi quattro colpi singoli, full stroke, che per essere eseguiti a velocità alta necessitano l'utilizzo anche del braccio. Adesso andiamoci a sentire tutta la marcia completa. Buon ascolto! No, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
3451 o 3451?